BBC. BBC, sito della BBC, velina, a dare informazioni in Occidente sono tipo 3-4 centrali. Termini che utilizzano, adesso non mi ricordo la dicitura esatta, 800, dico dei numeri a caso, 800 cittadini israeliani killed, ammazzati, e poi frase sotto, bombardamento dei jet israeliani sulla striscia di Gaza, morti 1200, died. Allora, gli uni sono stati ammazzati, gli altri sono morti. Vedi che magari la differenza della dicitura è essenziale. Giornali, titoli d'apertura dei giornali italiani, Repubblica, Corriere, stesso. Ammazzati, 800, 1000, tot di cittadini israeliani, terribile, eccetera, morti. Sono morti, uno potrebbe essere morto, non so, un infarto, morto, è caduto, ha sbattuto la testa, è morto. E io sono ammazzati, gli altri sono morti. Già questa ti riprogramma in maniera, senza che tu te ne renda conto, dice, ma che lì sono morti. Vabbè, questo per dire, non sto dicendo che gli uni abbiano, ci sta chi ha ragione, ci sta chi ha torto, ecco, chi parla in questi termini è un folle, è evidente, già è drogato dalla propaganda, nessuno storico o nessuna persona con un minimo di sale della zucca affronta il discorso in termini morali, noi e loro, tu prendi, ecco, il fucile e vai. Chi ragiona così, evidentemente, o ha un motivo urgente, certo se ti trovi lì a un certo punto devi prendere in mano il fucile perché ti devi difendere da un pericolo immediato, ma da sì che le chiacchiere stanno a zero e devi agire. Su questo non ci piove. Però quando tu sei un giornalista, quando tu hai una posizione, giornalisti lo lasciamo perdere, quando tu hai una posizione di rilievo, quando tu devi partecipare a un dibattito pubblico, devi stare molto attento ai termini che utilizzi, devi cercare di capire, quindi fare della morale, distinguere i cowboy dagli indiani, i buoni dai cattivi. Quel tipo di approccio è un approccio sicuramente falso, sicuramente propagandistico, sicuramente da evitare. Ecco, spegni la televisione e basta. Io voglio in primo luogo capire, dietro ci sono motivi politici complessissimi, c'è una storia di decenni e decenni, anzi più di un secolo, va capita, vanno capite tutte le ragioni. E lì ci sono altri interessi che vanno molto al di là di quella ristretta zona di territorio, di 40 km di lunghezza. Ecco, che poi bisogna inserire quella situazione là nella striscia di Gaza, nella più ampia guerra a pezzi, come l'ha definita il Papa Francesco, terza guerra mondiale a pezzi, che è una guerra che va dall'Ucraina, dal nord, dal Mar Baltico, fino al Medio Oriente, passando per l'Iran, per l'Azerbaigian, l'Armenia e arriva fino alla Palestina. È in atto un conflitto mondiale, indubbiamente un riposizionamento delle varie sfere di influenza, in cui gli interessi geopolitici sono così ampi che il discorso di buoni e cattivi va bene solo appunto per la propaganda, evidentemente. Io in generale, ecco, farei un'eccezione. Ci stanno i buoni e i cattivi, o le vittime e i carnefici. Però le vittime carnefici non hanno un volto, non sono definibili in termini nazionali, nazionalisti, tantomeno in termini religiosi, tantomeno in termini razziali, tantomeno in termini che. Le vittime sono i poveri disgraziati, sono le famiglie, sono i bambini, sono la gente che si trova lì e che viene massacrata ignominiosamente per interessi che li scavalcano ampiamente, che siano di nazionalità ucraina, che siano di religione musulmana piuttosto che ebraica, che siano cittadini russi piuttosto che italiani, che siano pugliesi piuttosto che calabresi, ecco, queste etichette risparmiamoci. Chi muore in guerra è sempre, in linea di massima sono sempre poveri disgraziati. I mandanti veri, veri criminali, se vogliamo ragionare in questi termini, se vogliamo utilizzare un termine moraleggiante, indignarci, ecco, i mandanti, se la guerra è un crimine, allora i mandanti di questo crimine non sono quelli che muoiono sui campi di battaglia, non sono quelli che fanno l'atto terroristico, poveracci, poveri, folli, in molti casi, sono i mandanti. Tu pensa,
questa specie di prigione a cielo aperto, è una prigione a tutti gli effetti, costruita nel 48, insomma, va avanti, anzi, poi, diciamo, la situazione si è decisamente fatta più dura. Pensa, la popolazione lì, il 60% sono bambini, ragazzini, adolescenti, età media bassissima, esattamente l'opposto del nostro paese che ormai sta morendo. Il nostro è l'ultimo paese in Europa per giovani, per numero di giovani, insomma, i dati demografici sono veramente pessimi. Vabbè, non è un paese per giovani, ma questo purtroppo lo sappiamo bene. Ecco, lì è il contrario, sono tutti giovani. Sono nati là, nella maggior parte dei casi, inizio XXI secolo, cioè i loro nonni erano già prigionieri da dentro, hanno visto soltanto guerra, disperazione, fame. Un mondo di queste ideologie sporche, fili spinati, non c'è un albero, non c'è niente, non c'è scuola, non ci sono momenti di divertimento, di svago, c'è solo sporcizia. È una prigione. Bambini nati là, ignorati. Ma a sta gente qui senza speranza, ma che gli ci vuole a mettere in mano un fucile e a farlo diventare un terrorista? Cosa ci vuole? Cosa ci vuole? E allora la causa? Certo che la causa è quello che gli mette in mano il fucile e quindi le organizzazioni tipo Hamas e così via, che ovviamente ci spiegano sopra e arruolano questa povera gente. Dall'altra parte, se non ci fosse quella situazione, se non fosse voluta da chi ha in mano il potere dall'altra parte del muro e a livello internazionale, questi qua probabilmente non si presterebbero minimamente. Tu non andresti mai a fare il terrorista, né io né Francesco, viva e Dio, terrorista, ma nemmeno il soldato, a Dio piacendo. Perché? Perché conosciamo anche la differenza, no? Conosciamo la differenza tra il bene e il male, cosa vuol dire vivere in pace, cosa vuol dire tornare a casa e avere un piatto di minestra pronto sul tavolo, cosa vuol dire infilarsi la sera a letto in un letto più o meno caldo d'inverno. Loro no, molti di loro no, non sanno nulla. Cioè, se noi non proviamo a metterci nei panni, che ci vuole a mostrificare una persona? Avete visto, avete sentito un'altra notizia? Un ragazzo di 23 anni, bullizzato su TikTok, che si è suicidato in diretta, 100.000 followers, si è tolto la vita in diretta, riprendendosi con, non so, una videocamera, un telefonino. Altro che Mishima negli anni 70, in diretta televisiva. Cioè, questo è l'altro aspetto della realtà paranoica, folle, schizzoide in cui siamo immersi, in cui viviamo. Cioè quello che da un'altra parte, un disagio psichico terribile, sociologico. Di chi è la colpa? Di TikTok? Della famiglia del ragazzo? Che non so nulla di questa storia. Quindi lo prendo come esempio, che Dio l'abbia in gloria, per carità, ecco, non so assolutamente nulla di questa storia. Però se le cause sono quelle, il cyberbullismo, cioè, abbiamo gente che non ha di che mangiare, gente che si suicida, che si toglie la vita, che vive immerso, tutti noi viviamo immersi in un brodo virtuale di menzogne, di socialità repressa, di sentimenti inespressi. La colpa allora di chi è? Di chi ha inventato TikTok? Di quelli che l'hanno bullizzato? Cioè, sicuramente è ovvio, evidentemente, in prima battuta uno pensa a quello. Non lo so, Luigi, ho detto, premetto che non so nulla, io ho letto soltanto il titolo, non so nulla chi l'ha bullizzato, se l'ha bullizzato, non lo so, non mi interessa, magari andrò a leggere. Comunque, il fatto che uno si ammazzi, si tolga la vita in maniera così eclatante, utilizzando quello strumento, è notizia che può essere commentata, indipendentemente dalla storia di questo ragazzo che non conosco minimamente, può essere presa, estrapolata e trasformata in una sorta di simbolo su cui riflettere. Cioè, riflettere sul fatto che uno prende in mano un Kalashnikov, tira un razzo a 9 anni, 10 anni, 12 anni, 15 anni, si trasforma in un terrorista da una parte e che commette anche crimini terribili, è evidente, e dall'altro che si toglie la vita in quella maniera. Cioè, sono sintomi di un mondo folle, di una società malata. Ecco, mettiamole, mi passate questa espressione su cui riflettere, tratta dall'attualità. Allora, Martina, è veramente complesso. È veramente complesso, perché poi chi muove le leve del potere,
sono personaggi che generalmente non vediamo, e gli interessi che ci stanno dietro sono enormi, vistosi e così via. Ecco, quel mondo lì e quei personaggi lì che sfiorano la disumanità, riesco a mettermi nei panni del povero, non riesco a mettermi, ma non nel senso di simpatia, io mi sforzo di capire come può vedere il mondo uno di questi ricchi stratosferici che hanno miliardi e miliardi e miliardi e miliardi e continuano a produrre armi e continuano a vendere droghe e continuano a ammazzare la gente e continuano a creare questo clima da una parte e dall'altra per interessi intrecciati. Ecco, provo a mettermi nei panni e non ci riesco, così non ci riesco, ma è un mio limite evidentemente. Però una cosa la so, i veri criminali, quelli rimarranno impuniti. E vi introduco questo argomento sulla Grande Guerra, quindi adesso magari entriamo nel merito del tema che dobbiamo affrontare. Se andate a vedere, no, la Grande Guerra è stata uno spartiacque terribile, poi vi racconteranno le premesse per entrare nella Grande Guerra, però l'immagine che abbiamo della Grande Guerra è fondamentalmente, nell'immaginario collettivo, è la trincea, no? Avete presente la trincea? La Grande Guerra è stata una guerra di posizione, durata dall'agosto del 1914 fino al novembre del 1918, quindi più di 4 anni, per noi italiani 3 anni e mezzo, perché noi italiani siamo entrati in guerra 24 maggio del 1915, con un anno di ritardo, poi vediamo anche perché. Ma insomma, il simbolo della Grande Guerra, come sapete, è la trincea, quindi guerra di posizione, fronti più o meno immobili. Conquisto 100 metri, poi riperdo con la controffensiva, poi li riconquisto. Milioni di morti, 20 milioni di morti, cifre così approssimative, non sapremo mai i numeri esatti. 20 milioni di morti sui campi di battaglia. Moltissimi altri cittadini europei, un'Europa che si è letteralmente suicidata. Non lo sapevano che si sarebbero suicidati, eh? Cioè, i governanti del tempo sapevano esattamente, più o meno intuivano, sapevano quello a cui andavano incontro. Le tecnologie, le armi di distruzione di massa relative all'epoca, pensate oggi, di cui disponevano, sapevano che se la guerra fosse scoppiata, dopo che per decenni avevano accumulato armi, fatto progetti e piani per la guerra, sarebbe stato un bagno di sangue terribile. Da cui nessuno sarebbe uscito vincitore. Infatti nessuno esce vincitore sui campi di battaglia. I campi di battaglia sono soltanto luoghi di massacro. Alla fine chi vince, cioè i paesi dell'intesa, Francia, Gran Bretagna, ma in realtà gli Stati Uniti, come vi ho già detto. Se non fossero entrati in guerra gli Stati Uniti, probabilmente non avrebbero, la Francia e la Gran Bretagna non avrebbero retto il confronto con gli imperi centrali, o la guerra sarebbe finita pari e patta in un certo senso. Quelli che vincono non vincono sui campi di battaglia, vincono perché riescono a stringere una morsa economica agli imperi centrali, leggi la Germania, l'Austria-Ungheria, e quindi vincono perché centinaia di migliaia di persone in Germania, in Austria, non hanno nulla da mangiare, quel poco da mangiare che c'è viene spostato al fronte per i soldati che continuano a battersi, a morire a migliaia in maniera insensata. Muoiono letteralmente di fame, di malattie. Viene fatto un blocco economico, un blocco navale, le merci non entrano più in Europa, non entrano più nei paesi, diciamo, degli imperi centrali, che non sono del tutto sufficienti dal punto di vista delle materie prime, soprattutto di alimenti, per così dire, e alla fine crolla il cosiddetto fronte interno. Il fronte interno è rappresentato dai civili che sono rimasti a casa, dalle donne, dai bambini, dai vecchi. I giovani stanno tutti a fronte, a morire in maniera insensata, con degli attacchi frontali davanti alle mitragliatrici. Muoiono migliaia, decine, centinaia di migliaia. E anzi, c'è una contabilità della morte veramente pessima, terribile, se andate a leggere i dispacci del tempo, no? L'ennesimo attacco. L'esercito italiano lancerà 12 offensive sull'Isonzo, 12. L'ultima finisce poi con Caporetto e torniamo indietro. 12 offensive sull'Isonzo. Ogni offensiva costa decine di migliaia di morti, mutilati, feriti, tutti giovani, eh? Giovani, uomini nel fiore dei loro anni, uomini che avrebbero potuto mandare avanti le fabbriche, avrebbero potuto lavorare la terra, magari qualcuno sarebbe diventato un grande artista, un grande poeta, un grande scienziato, no? Quindi diciottenni, ventenni, gli ultimi a morire sono quelli del 99, i ragazzi del 99, 1899, li mandano a combattere nel 1918, appena raggiungono la maggiore età. Massacrati a decine di migliaia, e per l'alto comando, questi sono soltanto
numeri. 50, ne abbiamo persi, e vediamo, 70.000 tanto da questa offensiva abbiamo guadagnato, questo si legge in questi dispacci freddi, cinici, bestiali, e abbiamo guadagnato, ci è convenuta, sì, è andata meglio di quell'altra. Abbiamo perso, adesso dico delle cifre a casaccio, l'altra abbiamo perso, avevamo sparato 120.000 proiettili di artiglieria, che costano un sacco di soldi, eh? Abbiamo perso, che ne so, 150 cannoni e 20.000 soldati. E questa volta qui abbiamo perso 50.000 soldati, abbiamo sparato 500.000 di proiettili di artiglieria, però abbiamo conquistato un chilometro in più, siamo avanzati di un chilometro, l'altra volta eravamo avanzati soltanto di 100 metri, quindi un calcolo matematico, fatevi i conti, 100, dividete i morti per il numero di metri che abbiamo, diciamo, che siamo avanzati, che abbiamo conquistato, e fatevi i conti. Cioè, si ragiona così, questi sono esseri umani. E alla fine chi ha vinto, chi ha perso? La gente che torna a casa senza una gamba, famiglie completamente devastate. Senza considerare la guerra, una volta che tu l'hai vissuta, la guerra te la porti dentro per tutta la vita. Senza la guerra, senza quell'esperienza di guerra, pensate, lui adesso cammina male, pensate, torna a casa mutilato, con quel dolore, con quella rabbia. L'unica cosa che sapevi fare era il contadino, non hai più le mani, non puoi fare nemmeno più quello, sei fuori, sei out. Non hai nemmeno la possibilità di dare da mangiare ai tuoi figli, oppure non hai figli, sei un giovane e si affacciava in quel momento alla vita. Se torni a casa senza una gamba, l'unica cosa che ti rimane da fare è metterti ad un angolo della strada e chiedere l'elemosina. Tu, che fino a quel momento eri stato convinto ad andare a combattere con la fanfara, col nazionalismo, con la bandiera che sventola, tu l'eroe, la patria che ti sarà grata, e quando torni sei ridotto a un miserabile storpio a chiedere l'elemosina in mezzo alla strada. Cioè, avete presente? È sempre la povera gente, o le madri che a casa non hanno di che dare da mangiare ai figli, la questione femminile, le donne che diventano operaie terribili, vengono sfruttate alla catena di montaggio al posto degli uomini che invece vengono sfruttati alla catena di montaggio della morte in trincea, e le donne prendono il loro posto e non hanno nulla da mettere a mangiare per i figli a tavola, spesso la sera, e quindi il sistema immunitario si indebolisce, e quindi nel 18 arriva la spagnola, altro che covid, 60 milioni di morti, tasso di mortalità elevatissimo, d'accordo? Quella sì è stata un'epidemia che poi ha fatto il giro del mondo, ha fatto milioni di morti, anche perché evidentemente ha colpito una popolazione fortemente indebolita dalla scarsa alimentazione, provata dalla fatica della guerra. Immaginatevi questa situazione. Quindi immaginatevi che shock, chi ha vinto, chi ha perso. Dopo la guerra è costata fascismo, nazismo in Germania, e durante la guerra è stata la rivoluzione russa. Le masse si sono mosse. Cioè, pensate che sconvolgimento. Chi ha vinto e chi ha perso. La povera gente ha perso. Perde sempre la povera gente. Quelli agiti. E vincono quelli che agiscono. I fabbricanti di armi. Non so, gli agnelli del tè. Gli agnelli, già ci stava Agnelli, il nonno. Anzi, il bisnonno di quello di adesso. Ci stava, ha prodotto un sacco di camion, un sacco di armamenti, no? I tedeschi la guerra l'hanno persa, ma la famiglia Krupp, quella dell'acciaio, quella dei cannoni, e quella sono diventati miliardari. Poi hanno foraggiato anche la Seconda Guerra Mondiale, costruendo i panzer, i cannoni che userà Hitler. E sul banco degli imputati a Norimberga il signor Krupp non c'era, non c'era nemmeno Siemens. Quelli hanno prodotto anche lo Zyklon B per le camere a gas, per capirci, l'industria chimica. Non c'era nemmeno il signor Henry Ford, perché i capitali per alimentare l'industria tedesca e anche proprio i macchinari venivano dagli Stati Uniti. Senza l'industria statunitense, quella di Ford, la macchina bellica tedesca negli anni 30 non si sarebbe messa in moto, era impossibile, non avrebbe potuto colmare il gap, eccetera, eccetera. Quindi interessi internazionali, per carità. Non mi risulta che uno di questi signori sia stato processato, sia finito sul banco degli imputati a Norimberga, evidentemente. Come non sono finiti sul banco degli imputati a Norimberga personaggi del calibro di quel Werner von Braun, che servirà poi per mandare gli americani sulla Luna, o per vincere la competizione, no, con i sovietici,
questa corsa allo spazio, che era uno dei capitoli più importanti, più celebri, più celebrati, no? Dalla macchina hollywoodiana, dalla macchina dei media. Ricordatevi Bernays, voglio dire, l'azione su Bernays è stata spero che sia stata utile e fondamentale, e per dimostrare la maggiore potenza, la maggiore efficacia dell'economia, del modello americano, liberal democratico, capitalista, versus quello sovietico, che era quello da battere. Allora, avete capito? Se vogliamo parlare, se proprio volessimo far entrare in sfregio a Machiavelli, perché Machiavelli ci fa schifo. Machiavelli ci fa schifo. Dunque, volessimo violare il principio fondamentale della visione machiavelliana, che è quello che recita che la politica è una cosa e l'etica è un'altra cosa, e che al principe torna di apparire, non di essere, e che quindi formulare giudizi etici in ambito politico significa semplicemente agire in termini propagandistici, perché alla fine la politica ragiona con altre logiche, che possiamo giudicare spietate, terribili, ma sono le sue logiche, che se il principe è un buon principe hanno anche aspetti benigni, ma insomma, categoria a sé stante. Ecco, se proprio in sfregio a Machiavelli volessimo fare entrare il giudizio etico nell'ambito politico, geopolitico, di fatti così enormi, abbiamo parlato della Grande Guerra, vi ho accennato la Grande Guerra, ma poi tutte le guerre che sono avvenute e che avvengono ancora oggi, ecco, evidentemente se volessimo farlo entrare diremmo che ci stanno i buoni e i cattivi, e i buoni sono le vittime, i poveri disgraziati, e i cattivi, a voler ragionare semplicisticamente, stupidamente, sono i mandanti, quelli che mandano la gente a morire, d'accordo? E che forse questo è inevitabile, che forse ne parliamo adesso e ne parlerete con i vostri figli e ci troveremo sempre a dire le stesse cose, e poi a un certo punto vi stancherete anche delle belle parole, diventerete sempre più cinici e sempre più duri, perché scoprirete che è tutta una menzogna, che è quello che domina l'ipocrisia. Quindi forse smetterete anche di andare a votare, dico per dire, ammesso che abbia senso ancora andare a votare, e vi stancherete di e non ne vorrete sentire più parlare, così come dopo la pandemia o ancora in corso, uno a un certo punto si è talmente saturato di discorsi pro e contro, e tu sei così e tu sei cos'ha, che alla fine solo a dire la parola X o la parola Y uno reagiva subito, perché siamo umani, perché è normale, no? Perché hai paura, perché poi la paura si trasforma in rabbia, e alla fine la paura e la rabbia, quando tu sei solo con te stesso, alla fine non la digerisci più, non ne puoi più, vuoi liberarti dalla paura e dalla rabbia, come fai? O la sfoghi in qualche maniera, oppure non ne vuoi più sentire parlare, facciamo così, no? Basta, non ne voglio più sentire parlare. E lì c'è un'altra trappola terribile, quando tu non ne vuoi sentire parlare più, tendi a dimenticare, e se tendi a dimenticare inevitabilmente, se non te in persona, ma i tuoi figli vivranno la stessa esperienza che hai vissuto te, perché gli anticorpi, è come gli anticorpi, come se gli anticorpi del tuo organismo volessero dimenticare un batterio, un virus che hanno sconfitto precedentemente. Il corpo non è più pronto. Ecco, ritornare, Martina, la grande, tutte quelle pseudo-ideologie, no? Rivisitate, buttate là soltanto nomi, quello è nazista, quello è sionista, quello... senza capire nulla, perché voi non capite nulla. Io stesso capisco poco o nulla, nel senso che tutte le parole assumono altri significati, ma concorderete con il sottoscritto che quantomeno capire un pochino il significato di questa o di quella parola, perché se ne conosce la storia, quantomeno preliminarmente è sensato per poter poi stare lì, confrontarsi, fare ulteriori indagini, cercare di capire. Mentre se io ti metto un'etichetta addosso, ecco, al massimo può andare bene per i romanisti e per i laziali, pure lì sarà una storia interessante, ma stiamo giocando, oddio, può anche diventare un gioco serio e drammatico, come in altri momenti. Però se uso altre parole, evidentemente, è chiaro cosa intendiamo dire. Quindi tu quello devi vedere, quello devi pensare. Sì. Poi il 500, che le guerre mondiali sono figlie della
dell'industrializzazione del capitalismo, anche nella produzione di armi di massa, cioè sia un'esplosione di quel sistema lì. Allora, Francesco, si può dire, l'hanno detto, è una delle tesi fondamentali. Se ti leggi che cos'è l'imperialismo, il termine imperialismo lo ha ben definito in un celebre libello d'inizio del XX secolo un signore che si chiamava Lenin. Dunque, non è che questa è una tesi così peregrina o dell'ultima ora, è una tesi già dibattuta, soprattutto in ambito marxiano, marxista, evidentemente, da moltissimo tempo. Quindi sì, certo che si può dire, è stato detto, ha la sua ragione d'essere, ovviamente è così. Uno dei problemi, poi quando studieremo Marx lo vedremo, una delle contraddizioni del sistema capitalistico, il sistema capitalistico secondo Marx verrà meno, imploderà in un certo senso, tesi, antitesi, sintesi, per le sue contraddizioni interne. Così come le contraddizioni interne e l'antitesi in una triade hegeliana porteranno inevitabilmente alla sintesi, cioè al regime successivo. E una delle contraddizioni fondamentali è data dalla cosiddetta crisi di sovrapproduzione. Cioè io mi espando, saturo il mercato con la mia offerta finché non ho più una domanda in crescita che supporti la mia offerta. Tutti quanti abbiamo un'automobile, due automobili a testa, tre automobili a testa, alla quarta automobile, a chi diavolo la vendo? Questo è... Allora, capite, la crisi di sovrapproduzione, la prima grande crisi di sovrapproduzione, Marx l'aveva vista, l'aveva intuita, era lì. La prima c'è stata a metà dell'Ottocento, la seconda anni 80, 90 dell'Ottocento, quindi la vigilia poi della Grande Guerra. E come si esce da queste crisi? Beh, per esempio attraverso le spese militari, la guerra. Abbiamo bisogno di cannoni? Azzurra. In realtà no, si può pure vivere tranquillamente senza cannoni. Ma se io ti dico che lì dall'altra parte, dietro quella collina, c'è un nemico pericoloso che vuole fare la guerra a tutti i costi, e si chiama il paradosso della sicurezza. Paradosso della sicurezza che vuol dire? Che io mi immagino un nemico, magari non c'è nemmeno bisogno che me lo invento, effettivamente lì c'è un mio potenziale nemico. D'accordo? Io mi armo un pochino per parare il colpo, perché attenzione, qui si tratta di mettere in moto le industrie, ci vogliono anni, decenni, non è che dall'oggi al domani mi fabbrico una corazzata, la devo programmare da qui a 5-10 anni, ma per poterla programmare devo iniziare a mettere in moto la macchina dei cantieri navali oggi. Quindi io metto in cantiere 1, 2, 3, 10 corazzate, costruisco 100 cannoni e li butto in quella direzione, perché da lì potrebbe venire l'attacco. Adesso ve la sto semplificando. E quello dall'altra parte che fa? E quello ha fabbricato 100 cannoni, allora mi vuole minacciare. Anche lui si sente minacciato. E allora ne fabbrica 200. E mette pure lui in cantiere le sue corazzate. Ma 200, allora vedi che avevo ragione io. È lui che mi minaccia. Ne fabbrico 300. In questa maniera, chi prima fabbricava le automobili per uso civile, o i trattori, dico per dire, tutto contento, strofinandosi le mani, avrà di che fabbricare carri armati, cannoni, eccetera, eccetera. Fighissimo, perché lì il mercato non si satura mai. Si chiama escalation, corsa alle armi. Poi le armi si distruggono. Un colpo di cannone, non è che un'automobile, dice quanto ti dura, 10 anni, 20 anni? 30 anni, a parte ci sta anche l'obsolescenza programmata, per cui oggi compri un frigorifero, dopo 10 anni te muore, perché devi morire, devi comprare un nuovo, va bene? Come il cellulare, quindi si aggiorna l'ultimo software, l'ultimo, lo devi gettare, lo devi comprare nuovo. Quella è un'altra delle modalità per uscire dalla crisi di sovrapproduzione. Oppure la guerra, è un classico, ieri come oggi. Ieri come oggi. Prima Pfizer e Moderna hanno fatto decine di miliardi di dollari, di utili, l'utile è la differenza tra il costo che hai sostenuto e l'entrata, di utili. Poi finito, la guerra, adesso quanti utili stanno facendo? Immaginatevi quanti utili stanno facendo. Sui proiettili di artiglieria, ogni giorno sparano in Ucraina, sparano migliaia di proiettili di artiglieria. Pensate a quanto costa un proiettile di artiglieria. Pensate, mi ricordo una stima,
un missile Stinger portatile, tipo bazooka, spalleggiato, spalleggiabile, il lanciatore costa circa 200.000 euro, il missile costa 200.000. Cioè ogni volta che tu spari un Fante, spara un missile, missile antiaereo, anticarro, c'ha in mano un'attrezzatura che costa, che vale 400.000 euro. Quando tu hai sparato il missile, che sono quei missili intelligenti, radiocomandati, i droni, ogni volta 200.000 euro. Chi li paga? Li paga Azzurra, li paga lei, li paghiamo noi. Come li paghiamo? Posti letto in meno, aumento delle bollette, strade ridotte con colabrodo, meno soldi per la scuola, la trave che te casca in testa perché l'aula è mezza sfasciata, eccetera. Così li paghiamo, così chi li paga? Poi fondamentalmente però Martina li paga la povera gente che quel missile se lo prende in testa. In primis è evidente, evidente. Poi lo paghiamo noi. È una guerra per procura, no? Si chiama guerra per procura. Allora, questo paradosso del senso di sicurezza frainteso porta necessariamente a un'escalation. L'età dell'imperialismo vede questa escalation e vede la nascita, in preparazione della Grande Guerra, dei piani dei cosiddetti stati maggiori. Cioè tutti gli eserciti si dotano di stati maggiori. Che cos'è lo stato maggiore? È un servizio permanente e effettivo dell'esercito che sta lì a studiare e a programmare le guerre future. Non è che si può programmare dall'oggi al domani. Dice, vabbè, senta, invito Azzurra, prendi poi il risico, facciamoci una partita, improvvisiamo. No, no. Soprattutto in un'epoca super tecnologica, bisogna prevedere con ampio anticipo le mosse dell'eventuale nemico. E il nemico può essere lei, ma un nemico può anche essere lui che sta alle mie spalle. Non so dove può venire l'attacco. Poi ci sono dei nemici storici, La Francia ha come nemico storico la Germania e la Francia, per motivi antichi. E noi italiani abbiamo come nemico storico l'Austria-Ungheria. Ci abbiamo fatto tutte le guerre risorgimentali contro l'Austria-Ungheria, no? Vi ricordate? Le guerre di indipendenza contro l'Austria-Ungheria. Ma detto questo, non sappiamo da dove può venire l'attacco. Per esempio, quando nel 1882 siamo entrati nella Triplice Alleanza, ci sembrava molto più pericolosa la Francia dell'Austria-Ungheria. Infatti abbiamo fatto un'alleanza con l'Austria-Ungheria. Capite? E per prepararsi a una guerra tecnologica dobbiamo mobilitare. Sapete che vuol dire mobilitare alla vigilia della Grande Guerra, in una guerra tecnologica? Vuol dire spostare centinaia di migliaia, milioni di uomini, nutrirli, approvvigionarli, spostarli con i treni al fronte. Chi arriva prima vince. E tutto deve essere organizzato al minuto secondo. I tedeschi hanno una linea ferroviaria importantissima e devono programmare tutto. Orari dei treni compresi. Perché se io sposto le truppe al fronte, prima del mio nemico, se riesco a mobilitare prima del mio nemico, affronto la guerra con maggiore slancio e ho più possibilità di vincere. Se arrivo dopo, ho meno possibilità di vincere. È proprio una corsa contro il tempo. Ecco, la tecnologia impone guerre che sono vere e proprie corse contro il tempo. Quelle poi saranno blitzkrieg. Però purtroppo questo sistema di guerre veloci nella prima guerra mondiale si va a arenare poi nella trincea. Fallisce, si arena nella trincea. Diventa guerra di posizione. Ma per arrivare a questo bisogna programmare tutto. Altro che l'orario del Cotral! Immaginatevi che può essere. E le tecnologie. E le tecnologie. E quello che artiglieria ha. Vi ricordate quel Dreyfus? Era stato accusato di aver passato all'esercito tedesco i piani per un nuovo sistema di artiglieria francese super segreto. Doveva rimanere segreto. Dove le spie sono fondamentali. Dove sono arrivati? I nemici che si sono inventati. Perché se si sono inventati un cannone che spara a un chilometro di distanza, a 2, a 10 chilometri di distanza, io ne devo costruire uno che spara a 20 chilometri di distanza. I tedeschi, i Krupp, sempre loro, costruiranno un cannone denominato la Grande Berta, cannone pilotato da decine di artiglieri e spostato su linea ferroviaria. Per spostarlo bisogna costruirgli una linea ferroviaria. Se lo volevo portare lì, dovevo fare un binario che arrivava fino a lì. Sparava proiettili a 40-50 km di distanza. Oggi abbiamo i missili, figuriamoci, missili intercontinentali, all'epoca era. Quindi i tedeschi avevano guadagnato una posizione 40-50 km di distanza da Parigi e bombardavano, hanno provato a bombardare Parigi con sta Grande Berta. Capite? Quindi io mi devo battere a livello tecnologico con il nemico, devo
progettare e programmare tutto. E quando è il momento, se io ho un'esitazione, vedo che il nemico ha mobilitato. Oddio, vuole fare guerra? No, lui ha più paura di me, sta mobilitando perché ha paura di me, no? Il paradosso della sicurezza, dicevo prima. Ma io ho più paura di lui, mobilito prima io. E una volta che ho premuto il pulsante e ho messo in moto tutta la macchina, i treni sono partiti, la grande Berta è stata messa in fabbricazione, i soldati arrivano in prima linea, ho montato la gran cassa della propaganda, quindi addio mia bella, addio l'avanzata, se ne va. Tutti questi che partono, tutti infervorati, adesso gli facciamo un mazzo, a Natale torniamo a casa, viva la patria e così via. Una volta che ho messo in mezzo tutto, in moto tutto questo meccanismo, non è che posso dire, no, scusate, abbiamo scherzato, eh? No, stavamo a scherzare, i tedeschi sono simpatici, gli austriaci brave persone, no? Li abbiamo mostrificati, sono terribili i nostri nemici, ci avevano minacciato, abbiamo convinto un povero disgraziato, semi-analfabeta, guardatelo, a lasciare la zappa, l'accetta, lui faceva il boscaiolo, stava tanto bene con la moglie, stava a iniziare a fare una caterva dei figli, tra l'altro, non avendo la televisione, questo faceva. L'abbiamo convinto, con le buone o con le cattive, forse più con le cattive che con le buone, che la patria aveva bisogno di lui, che doveva lasciare l'amata e doveva lasciare la famiglia a combattere. Poi che vai da Luigi, ci sei da Luigi, abbiamo scherzato, sai? Una volta che hai messo in moto sta macchina, come la fermi? Avete capito? Ed è esattamente quello che avviene. C'è questa piccola Serbia che ha armato, ma super nazionalista, molto agguerrita, che ha armato la mano di quello che ha ammazzato, quel Gavrilo Princip, che ha ammazzato l'erede al trono dell'Austria-Ungheria, che è una potenza non indifferente. Il re, l'imperatore, il Kaiser, Josef, ha 82 anni, per l'epoca, infatti morirà poi un paio d'anni dopo, nel 1916. E quindi gli hanno ammazzato l'erede al trono, non è cosa di poco conto. Loro hanno la certezza che sono stati serbi. Infatti è vero, questi terroristi, questa mano nera, era armata e gestita dai servizi segreti dell'esercito serbo. Loro sapevano comunque. E allora basta, una cosa del genere, basta. La Serbia è un piccolo stato canaglia. L'Austro-Ungheria è un grande impero ma in decadenza. Quindi vi facciamo un ultimatum.